Ciao, sono Antonio e sono un tutor Just School per la scuola secondaria. Oggi parliamo della moltiplicazione tra monomi, ma prima di iniziare ti ricordo che nel link in descrizione troverai tutti gli altri esercizi sui monomi. Inoltre ti invito ad iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Bene, oggi proseguiamo con le lezioni sui monomi e scopriremo come fare la moltiplicazione tra i monomi. Spesso, al posto del termine moltiplicazione, si usa prodotto. Non preoccuparti, sono sinonimi. Ora, capito questo, passiamo subito ad un esercizio. Vediamo. 2a per 2b per 3c. Facciamo il primo passaggio e scriviamo il prodotto tra tutti gli elementi dei monomi considerati. Per comodità, scriviamo prima i coefficienti. Quindi 2 per 2 per 3, in parentesi. Ora trascriviamo tutte le lettere accanto, quindi proseguiamo con A, B, C. Le parentesi si mettono per ricordarci di eseguire prima i calcoli al suo interno. Tuttavia, nel caso del prodotto, questo non è obbligatorio, si possono anche non scrivere. Continuiamo e svolgiamo il prodotto tra i numeri. Quindi abbiamo 2 per 2 fa 4, per 3 otteniamo 12. La parte letterale va bene così. Quindi abbiamo il risultato, che è appunto 12ABC. Bene, questo era abbastanza semplice. Adesso vediamo un esercizio un po' più complesso per capire meglio. Facciamo 3AB per 2BC per 3A al quadrato. Iniziamo scrivendo esattamente come prima il prodotto dei coefficienti. Quindi 3 per 2 per 3. Ora trascriviamo la parte letterale accanto, quindi AB, BC, A al quadrato. Bene, ora calcoliamo il coefficiente. 3 per 2 fa 6, per 3 otteniamo 18, quindi scriviamo 18. Proseguiamo con la parte letterale. Possiamo notare come la lettera A è presente 3 volte. Vi ricordo che quando abbiamo un monomio come 3a², l'esponente, quindi in questo caso il numero 2 posto sopra la lettera A, indica quante volte è presente la lettera nel monomio. Dunque possiamo scrivere a alla terza. La lettera b invece è presente solo 2 volte, quindi scriviamo b al quadrato. Infine abbiamo una sola lettera c, quindi scriviamo semplicemente c. Ecco che abbiamo come risultato finale 18a alla terza, b al quadrato, c. Vediamo adesso un ultimo esercizio dove integriamo alla moltiplicazione anche l'addizione tra monomi. Se non hai ben chiaro come sommare due o più monomi, visita il sito justschool.it e cerca i monomi su in alto a destra, dove si trova la sezione Cerca. Scriviamo l'esercizio. Aperta parentesi tonda, 7ac più 3ac, chiusa parentesi tonda, per 4ba. Bene, possiamo notare che abbiamo un'operazione tra le parentesi, quindi dobbiamo risolvere prima i calcoli al suo interno. Facciamo 7ac più 3ac. Come possiamo notare, i monomi considerati sono simili tra loro, quindi possiamo sommarli. Se non fossero stati simili, non avremmo potuto sommarli. Per procedere dobbiamo prima individuare tutti i coefficienti, quindi aperta parentesi tonda 7 più 3, chiusa parentesi tonda. Fatto questo, trascriviamo la parte letterale AC che sta dentro la parentesi e trascriviamo anche quello che sta fuori la parentesi, dunque per 4AB. Ora, capito questo, andiamo a capo per problemi di spazio. E calcoliamo l'operazione dentro la parentesi, come abbiamo fatto precedentemente. Dunque, 7 più 3 fa 10. Riscriviamo quello che sta fuori la parentesi, quindi AC per 4AB. Ora, come ultimo passaggio, facciamo questa moltiplicazione e scriviamo prima i coefficienti, quindi 10 per 4 e riportiamo la parte letterale. A, C, B, A. Bene,
Ora calcoliamo 10 per 4, che fa 40. Come noterai, nella parte letterale, la lettera A è presente due volte, quindi scriviamo A al quadrato, mentre sia la lettera B che la lettera C sono presenti una volta. Dunque scriviamo BC. Il risultato di quest'ultimo esercizio è 40A al quadrato BC. Ti ricordo nuovamente di iscriverti al canale per non perdere gli aggiornamenti, oppure di visitare il sito giaschool.it che troverai nel link in descrizione dove ci sono tutte le lezioni sui monomi. Dal tutor Antonio è tutto. Ciao!